Presidente del Consiglio così all'improvviso? Senza aver pensato che cosa fare quando ero lì. Alle primarie del PD votano gli stranieri senza neanche la tessera elettorale del PD. Le primarie appunto del PD, quelle che si sono svolte a Roma, Bologna, dove cosa sono le primarie del PD? Mettono un gazebo, arrivi, paghi 2 euro, fai vedere che hai la tessera del PD e voti il tuo candidato sindaco. Da quello che si evince, centinaia di stranieri hanno votato alle primarie del centrosinistra pur non avendo la tessera elettorale. Non avete mai fatto niente per l'Italia! Idem, cioè loro stessi del PD dicono: ma non è serio, devono dimostrare di essere elettori. Il voto agli immigrati, il cavallo di battaglia del centrosinistra nel giorno delle primarie, diventa realtà. Lo ricordiamo, infatti, no, per dire in che maniera eravamo del paese, cioè a un certo punto è arrivato lì e detto: ma adesso cosa faccio? Poi è stata una specie di, come le montagne russe, no? Ah, bello, divertente le montagne russe, quelle del Luna Park, no? Su giù, che paga per farle. Che uno non è che poi pensa. Quando sei sulle montagne russe non pensi in quel momento. Ma come non pensi in quel momento? Quando sei sulle montagne russe pensi: dov'è Ignazio? No, non so, cosa pensi? Sulle montagne russe io penso solo di morire. Ma no. Anzi, quando sei sulle montagne russe la prima cosa che pensi è: voglio fare un altro giro, no. Voglio scendere. Allora, quindi cosa spera Enricoletta? Speriamo che finisca il più presto possibile, no? Ma queste le montagne russe o fa di fare il premier? No? Tutte e due. Perché? Perché giri, ti gira tutto. Ti gira tutto. Frullatore angosciante. Beh, un bel ricordo comunque di quando ha fatto il premier, Enricoletta. Frullatore angosciante. Che è ancora peggio, non so cosa voglia dire, insomma. Ma soprattutto poi dice: ma dopo che è diventato primo ministro... Quando uno è stato primo ministro e sei buttato nel cestino... fino a questo modo ti dici: ma che brutta immagine, buttato nel cestino. Lui, buttato nel cestino. Certo, è arrivato Matteo. Enrico, stai cestino? Porca miseria, sono un mezzo fallito. No, non mezzo, direi, a quel punto totalmente. Era dall'abortone o dallo psicologo? Le due cose spesso coincidono, insomma. Se l'abortone fa un po' da psicologa su Rai 1. Ma Enricoletta adesso pensa a figure importanti, a figure di riferimento che sono state importanti per la sua vita. Mi piace, lui è fichissimo. È chiaro di chi sta parlando. Mi piace, lui è fichissimo, voglio dire, chi può essere? Cioè, solo lui, il nostro premier, certo. Sta pensando a Draghi, è ovvio. Mi piace tantissimo. Sì, Draghi, è chiaro, è Draghi, non chi può essere uno così. Uno così che ti piace tantissimo. Sì. È debole ma è determinato. Attenzione, è debole ma determinato. Però attenzione, forse questo non è più Draghi. No, perché Draghi è determinato ma non è debole. Chi è che può essere debole ma determinato? Cioè uno che continua ad andare avanti così sulla sua, non so, Di Maio per esempio, che è determinato però insomma ormai è un po' forse. Poi cos'altro fa? Non lo so. Ne combina tutti i colori. No, non è Di Maio. Arnold, uno le pensa 100 anni fa. Forse Renzi. Chi può essere? Renzi ne combina tutti i colori. Sì. È ironico, è autoironico, non si prende mai sul serio. No, non è Renzi. Is the priority. Sì, non è ironico, autoironico. È Berlusconi. Berlusconi è ironico, autoironico. Forse. Ecco, diciamo che Dylan Dog è quello che vorrei essere. Però Dylan Dog è... Dylan Dog mi piace. Abbiamo capito, no, pensavamo uno di sinistra, capito? Berlinguer. No, vabbè, Dylan Dog, Marx. No, va bene, Dylan Dog. Quello che vorrei essere, avrei voluto essere. E invece niente, è Enricoletta, per dire. Avremmo potuto avere il PD con il segretario Dylan Dog. Quello che potrei essere in un'altra vita. Vabbè, abbiamo capito, in questa sei Enricoletta, mi spiace, insomma. Mi piace, poi c'è quel Gruscio Marx accanto che è strepitoso. Sì, no, in effetti Carla sarebbe stato troppo forte, forse un po' troppo di sinistra. Ma comunque, non solo, perché ti stupirai, ma... Beh, io sogno tanto. Ah dai, che bella. Vedi che era dallo psicologo. Insisto. Sì, che bella notizia. Sogna tanto. Sogna? Anche chi se ne frega, tra l'altro, no? Però hai ragione. Ma guarda, che sogni normalmente sono degli incubi. I sogni normalmente sono degli incubi. Quindi no, guardi, non è un incubo, è il segretario del PD veramente. Che sono diversi a secondo della nazionalità. Ma avranno tutti pagato i fantomatici 2 euro? Chi lo sa?
per partecipare alla consultazione che a Roma ha sancito la vittoria di Roberto Gualtieri servivano carta d'identità, tessera elettorale e 2 euro. Salvo eccezioni. Eccezioni? Sì, perché per allargare la partecipazione, o come sussurrano i birbaccioni, scongiurare il rischio flop. Qualche deroga andava pur fatta. Ecco che allora chi non ha la cittadinanza italiana e quindi neppure la tessera elettorale è stato comunque il benvenuto. Non è né un sogno né un incubo, è la realtà. Esatto. In cui una parte consistente degli incubi sono... Mario Draghi is a special man. Io sono diventato segretario del PD, immagino, questo sarà il primo... Del PD? Oddio, sì. c'ho le amministrative. Oppure... O di perdere un aereo. No, forse quello era il treno del governo ai tempi di Matteo, no... Stanotte ho sognato che arrivavo in aereo in un aeroporto. Ma dai, questa, io comincio ad appassionarmi. Ma stanotte ha sognato. Ha sognato che era in aeroporto, con, in aereo. È arrivato in aeroporto con un aereo. E cosa è successo? Andavo al controllo di frontiera. Alla, perché lui vuole sempre fare parità di genere. Quindi al controllo di frontiera. Cioè, ormai arrivi con l'aereo e vai al controllo di frontiera. E mi trovavo senza giacca né passaporto né portafoglio. Ma che tristezza. Comunque non c'è bisogno di uno psicologo per capire cosa pensa il suo inconscio. Chiaramente il suo inconscio si sente in grande emergenza. A disagio, senza avere... Esatto, senza totalmente a disagio. Essere inadeguato. In grado di affrontare. Di certo. E cosa succede a quel punto? Mi rimandavano indietro. 2-1 Booster ignition and the final liftoff of Discovery, a tribute to the dedication, hard work and pride of America's... Sì, no, questo è il PD, è chiaro, è chiaramente l'immagine del PD, lui arriva, gli chiedono se è in grado, gli dice no, torna a Parigi. No, torna indietro. Sì. Questi sono sogno serpenti. Serpenti, no, del PD, vabbè. È proprio questa, avete dato in mano il partito a uno che sogna serpenti. Ogni metro che percorri... Ma come ci sono arrivati sull'isola tutti questi serpenti? Qualcuno per esempio sostiene che i serpenti siano... ...seriale per nascondersi o arrestarli in piazza sol che gli si fosse dato l'ordine!